che sono della segreteria regionale, quindi siamo chiamati per la loro presenza e credo che loro possano dare un contributo. Dicevo, molte persone magari che troviamo per la strada possono dire che non hanno da fare, se non hanno fatto un incontro, però un incontro di informazione, è formazione di incontro. Tutti i miei incontri, io ricordo nella mia povertà forse mentale, ecco, qualsiasi tipo di incontro è sempre un incontro di arricchimento per chi ascolta e per chi parla. E dagli incontri che nascono le cose serie. E da questi incontri che noi dobbiamo avere, ecco, la riscossa della città, dei nostri paesi. Noi siamo qui l'altro giorno stati a fare un pantofole vicino al nostro benedetto televisore, a fare troppo la vita povera, ma ecco, se vogliamo cambiare il nostro paese di procedura, ci vuole sacrificio, ci vuole partecipazione, e questo è importante per capire i problemi e per cercare di affrontare i problemi tutti insieme, non soltanto di sciamministra, ma anche noi cittadini. È importante, perciò è importante questo incontro. Stasera che ho fatto le nostre parole, prima di mandare la parola io vorrei anche sentire l'unitorio di questa sera, alcuni che vogliono intervenire, in un modo breve, succinto e convenzioso, anche alla voce vostra, non state qui soltanto per ascoltare, ma per partecipare a questo dibattito di questa sera. Abbiamo usato grandi parole, libertà, diritto, abbiamo usato costituzione, che hanno quella bella costituzione che ci stanno facendo venire a pezzi, ce la stanno esultando. Allora, difendiamolo perché è una delle più belle costituzioni che un popolo possa avere come italiano, fatta la meno morale della patria. E in quest'anno noi celebriamo, lo stiamo celebrando con i giovani, c'è un nuovo entusiasmo nel 150 anni dell'Unità d'Italia, chiaro? Cerchiamo di capire perché, ecco, siamo cittadini di questo paese, dove sono le nostre radici e dove vogliamo andare, chiaro? Attraverso la cultura, attraverso l'impegno sociale, attraverso l'impegno economico, ma tutti quanti insieme si salva il paese, se no affonderemo tutti quanti insieme. E mi dispiace che questa sera, perché noi aspettavamo anche il nuovo primo cittadino, perché volevamo sapere anche su certi argomenti, ecco, come lui è orientato a governare questa città. Speriamo che ci possa raggiungere, perché è importante capire anche chi ci guida, ecco, che cosa propone a questa città. Allora io subito passo la parola a lei, così venga con me, venga. Allora, vogliamo sentire voi, la vostra voce, per aiutare domenica andare a votare sul giorno fatto dal 12 febbraio. Buonasera, mi presento, sono Francesca Paola Cattino, di Progetto Contieni, di un'associazione di solidarietà e cooperazione internazionale del Centro di Solidarietà. Io volevo aggiungere solo cose che non, ovviamente non vengono da una competenza tecnica, ma da un'informazione. Riguardo al nucleare, per esempio. Riguardo al nucleare ci sono tante, come dire, cose che crediamo, che non sono vere. La prima di queste cose è che il plutone, che è la materia prima per il nucleare, ha 50-60 anni di vita. Immaginiamo che per avere l'energia elettrica che occorrerebbe ai consumi attuali mondiali, occorrono 2500 centrali nucleari, ci vorranno 10 anni costruendo una terza per avere l'energia che consumiamo oggi
invece da sempre la superficie della città di Padova per assicurare l'energia che si è realizzata. Quindi ecco, sì, è vero, il vento che deve continuare, ma io credo sempre soprattutto anche su questi aspetti, e cioè che è zona nucleare, ci sono molte linee o cose dette in maniera risposta, potremmo dire, in maniera risposta. Ma parliamo poi delle scuole, io ho detto da qualche parte che ci sono voluti 10 anni di discussione, perché gli Stati Uniti trovassero un sito di stoccaggio delle scorie delle loro centrali nucleari. Dopo 10 anni è stato individuato questo sito. Sarà pronto tra 17 anni per poter ospitare queste scorie, che sono già in una quantità con un numero di coperti variabili, quindi non vorrei dire con... Ma sono la metà di quelle sono. Ma dove ce ne mettiamo queste scorie? Dove ce ne mettiamo? Basterebbe però dire sì, ma un sì che dovremmo gridare. E non voglio soffermarmi sulla cosa perché altrimenti prendo troppo la parola, ma è un argomento che mi affascina molto e ho sentito dire che ci sarà un convegno probabilmente. O c'è già stato, c'è già stato, vabbè. Comunque sì alla sua domanda. Sì, perché le mani sull'acqua, i mercati dell'acqua non devono mettere. Io dico solo questo. È cominciata una battaglia. Dal 1990 che a livello mondiale esiste un movimento per la richiesta dell'acqua pubblica. Se si ricorda il professor Pannalino, noi abbiamo fatto una giornata mondiale per la richiesta dell'acqua il 22 marzo del 98. Ecco, questo movimento che è stato l'inizio di questa forte pace spinta dal basso affinché l'acqua venga considerata non una merce ma un bene di cui tutti hanno il diritto di godere, ci ha portato oggi consapevolmente a dire no alla disinformati oggi dire quota no con il nucleare, quota sì per l'attivazione della legge secondaria, soltanto perché il nucleare è pericoloso, sarebbe troppo facile. Dopo che io mi cesso in Giappone, dopo che ci chiesto qualche anno fa, sarebbe troppo facile. Ma saremo un gioco politico, no? Io invece ho posto un problema dei pochi passaggi di ordine democratico, di libertà. Oggi noi siamo un paese che dipendiamo da gas e petrolio, quindi siamo vincolati ai signori del gas e petrolio che hanno i rubinetti a secondo di quello che, di come soffermo, come stile è. Legarci ai signori del uranio, del plutonio, cioè del nucleare, sarebbe la stessa cosa. Noi in domani saremmo legati sempre alle stesse potenze plutocratiche, le stesse potenze oligarchiche, sì, a seconda di come soffermiamo, hanno raccolto nel rubinetto delle energie nucleari. Quindi la scelta verso il nucleare è sbagliata anche per questi motivi, anzi soprattutto per questi motivi. Sempre è una scelta democratica. Non è tanto il fatto.
sono stato a Brera, e ho visto che in un casino ricavavano il calore, vabbè, il calore per alimentare i termocifoni, sapete che cosa? Dal latte, rappresentavano il latte che avevano munto dalle musiche, lo rappresentavano per portarlo a un grado basso, altrimenti il latte deperisce. Quel calore che mi chiedeva di tre, rispetto alla questione di quattro punti. Allora,
anche in sempre che si fa a livello nazionale, alcuni politici stanno tentando di fare questa operazione di mantenere neutrale, diciamo così, a quello che deve essere l'adesione innanzitutto e quindi la partecipazione. Poi da sé che in questo paese, voglio dire, questi qua hanno preso la prima cannonata e si aspettano la tiglieria pensando di fare altre cannonate. Non sarà certamente il referendum che andrà in determinato modo, che riusciamo a mandare a casa a chi ci sta tutto, ma ci vuole un processo politico, e ci ha detto che abbiamo avuto il coraggio di dire che il centro-sinistro che ha preso il brutto su Napoli, perché voglio dire avere quattro assessori al comune di Napoli, voglio dire, ma non ci chiede lo scusa, che poi ci passa con l'altro senso di politica, no? Voglio dire, non si è mai verificata, ma si paga, voglio dire, delle ricette che sono stati quelle là, tra l'altro i disastri stanno in giro. Tra l'altro, sulla questione del nucleare, il nucleare che è corretto la questione, voglio dire, adesso dopo quello che è successo, c'è anche, voglio dire, spostato tanto da cifre ore, ma non si può soltanto discutere e di essere fine sulle questioni. L'energia, voglio dire, rinnovabile, che è corretta, può essere corretta, ma attenzione ad altri aspetti. Perché come si rifiuta l'energia nucleare, che non c'è come, voglio dire, mettere a magazzino le sole, perché ancora oggi nessuno ci riesce, è una cosa molto pericolosa. Però io immagino tutto questo paese, voglio dire, viene conservato. Voglio dire, oppure terreni enormi, piene di pannelli solari, voglio dire, qualche problema è lì. Allora ecco che voi avete più problema. Allora la questione è quella di una ricerca più approfondita, no? E che non sia la questione speculativa, perché gli ultimi tempi ci siamo trovati di fronte a grossi business di potere. E si fa o e si fa, per non dire che trasversale. Perché se non incominciamo a fare operazione Veritas in questo paese, e il centro-sinistro, secondo me, deve avere l'opportunità di incominciare ad essere, voglio dire, protagonista, non più di essere legato al marcio del sud come una volta, allora è chiaro sta da sud. Perché c'ha ragione. Quando Napoli avete votato, voglio dire, il dottor De Magistris, per carità, tutto il rispetto, ma Napoli, voglio dire, non è stato mai portato su quella direzione, perché hanno visto nella figura del dottor De Magistris una figura che innanzitutto può abbandonare, perché non se ne conosce, perché i cittadini si sentono anche adesso domiciliari. Questo sono le determinate. Altro che, allora io intanto mi ringrazio e mi auguro che innanzitutto sia superato il furto, perché voglio dire è l'essenza della democrazia. Poi va da sé, mi va a controllare bene quello che devo portare rispetto a così a discussione molto ma molto importante. Vi ringrazio. Grazie.